Finalmente ci siamo, il 2020 sta finendo. Io direi di iniziare il video così, belli aggressivi, con 1, 2 e 3 panini. Mettetevi comodi perché adesso vi spiego tutto. Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. In particolare siamo, come vi avevo detto, nello speciale di Natale che vi lascio qua in alto a destra, nello speciale di Capodanno. Stiamo andando nel 2022, speriamo che sia un anno migliore del 2021 e ho ideato questo video Brucio ciò che mangio e in particolare per l'occasione, ovvero 2022 calorie e 2022 calorie che dovrò cercare di bruciare durante la giornata. Ovviamente iniziamo dal carburante per questa sfida, che sono 3 panini del Burger King, in particolare un Whopper che dovrebbe avere all'incirca sulle 700 kcal. Poi abbiamo un Crispy Chicken che ne dovrebbe avere circa 500 e quindi siamo a 1200. E la botta finale, ovvero il Bacon King, che ne dovrebbe contenere all'incirca 800. Arrivare ad un totale di 2000 e qualcosa calorie. Ovviamente sono calorie stimate, quindi non sono effettivamente queste, non sono precisissime, però le possiamo prendere come riferimento. Non mi perderei troppo in chiacchiere anche perché ho molta fame e inizierei subito a mangiare questi 3 panini per poi passare alla parte fisica del video. Direi di iniziare dal Whopper, che è uno dei miei panini preferiti in generale. Non sono un amante dei fast food, ma questo in particolare è veramente, veramente un ottimo panino. Veramente buono, una svizzerina molto semplice con un po' di maionese, insalata, pomodoro e dei peperoncini jalapeño. Veramente buono nella sua semplicità. Questo è un ottimo modo per sentirsi male con 3 panini, però lo facciamo per voi, per YouTube e per l'intrattenimento. Primo panino andato, molto molto bene, veramente buonissimo. Adesso passiamo al secondo e passerei al Crispy Chicken per tenermi la bomba per ultimo. Veramente buono, penso di non averlo mai provato, ma il pollo è molto succoso, molto morbido e sopra una salsina un lievemente piccante che dà il tocco in più, veramente buono. Che dire, anche questo secondo panino spettacolare. È arrivato il momento del mastro panino da 800 calorie con ben 8 fette di bacon, una vera bomba. E già si presenta in maniera molto molto più arrogante dei suoi due fratelli che abbiamo visto prima. Mamma mia, che bellezza. Ogni tanto ci sta a concedersi queste cose. Veramente molto molto succoso. La carne del Burger King è sempre veramente molto succosa e molto morbida e per questo lo preferisco quella volta all'anno in cui prendo il fast food al McDonald's. Veramente di un'altra categoria. Inizio ad accusare, ingerire l'80% delle calorie che mangio giornalmente in 12 minuti è relativamente difficile. Adesso mi finisco questo panino, poi ovviamente lascio digerire, se no potrei rivomitare tutto, e poi iniziamo le sfide fisiche per cercare di bruciare 2200 calorie. 3 hours later. Allora ragazzi, iniziamo a bruciare queste 2022 calorie con un po' di cardio, una corsetta che alla fine sarà anche il maggiore dispendio energetico durante la giornata, perché mi andrò anche a allenare in palestra, ma come ben sapete in palestra purtroppo non si bruciano così tante calorie. Quindi iniziamo una corsetta a passo medio, anche perché non sono un corridore, e cerchiamo di mettere da parte un bel po' di calorie. Ovviamente registrando il tutto con l'orologino da polso con la funzione workout e running outdoor, così che almeno le calorie saranno un pelino più precise. E lì è dura, mamma mia, ecco perché non ho mai corso in vita mia. Dopo circa una mezz'oretta di corsa, tra corsa e camminata, perché comunque non corro mai e quindi non posso correre più di tanto tutto insieme, e non è che abbia una tecnica invidiabile nella corsa, infatti ho fatto solamente 4 km in mezz'ora, non è un gran passo, ho bruciato 300 calorie. Adesso vi faccio vedere, eccole qua, le 300 bruciate.
anzi per la precisione 361, quindi quasi 400. E adesso cambiamo allenamento, e infatti vado a fare un bel allenamento di gambe, perché la coppiata corsa-allenamento di gambe è molto consigliata. Ovviamente domani avrò dei DOMS allucinanti, probabilmente non camminerò e devo andare anche a lavorare, però è il bello anche di questi video. Quindi andiamo a farci un bel leg day. Per bruciare qualche altra caloria farò un leg day, che in teoria dovrebbe essere l'allenamento un po' più dispendioso dal punto di vista calorico, anche perché si tengono dei ritmi e delle frequenze cardiache molto molto alte. Quindi vado ad attivare la modalità di allenamento freestyle sulla Mi Band e vediamo quante calorie riesco a consumare con questo allenamento. Allora, dopo l'allenamento di gambe, un bel giretto in bici è quello che ci vuole per bruciare qualche altra caloria e defaticare anche le gambe, visto che sono abbastanza cotto. Cerchiamo di fare un giretto tranquillo, cercando però di tenere i battiti alti, così da bruciare un po' più di calorie. Allora, giro in bici finito, molto corto, una mezz'oretta, e sono riuscito a consumare 140 calorie, quindi adesso continuiamo perché per arrivare a 2022 ce ne vuole ancora parecchio e adesso devo cercare qualcosa da fare perché è calata la sera e non è che possa andare di nuovo a correre o fare cose del genere. Sono arrivato a circa 900 kcal consumate, quindi me ne mancano ancora 1200, abbastanza. E quindi devo ricorrere un'altra volta al cardio per forza. Quindi adesso mi sa che mi metto a fare un bel po' di tapis roulant. Purtroppo un problema tecnico mi ha tolto la possibilità di fare il tapis roulant, in quanto non parte, non so come mai, ma purtroppo non funziona. Quindi devo trovare un altro modo per bruciare qualche caloria. Ovviamente la prima alternativa che vi può venire in mente in mancanza del tapis roulant, in mancanza delle condizioni per andare a fare cardio fuori, visto che c'è la nebbia e sono le 8 di sera, è la corda. Io non sono un amante della corda, anche perché la so saltare benino, non bene di sicuro, però andrò a fare il più possibile di questa per bruciare le calorie. Riesco a saltare la corda. Allora, dopo mezz'ora di corda e circa 300 calorie consumate, sembra essere ripartito il tapis roulant, che forse mi consentirà di andare a prendere quelle calorie che mi mancano per arrivare quantomeno intorno alle 2000 che dovevo consumare, in quanto sono ancora a 1200. Quindi adesso niente, salgo sul tapis roulant e provo a farmi una bella sessione di cardio. Speriamo che vada tutto bene. Anche questa challenge si può concludere qua e anche lo speciale di Capodanno. Adesso qua vi metto tutte le schermate dei vari allenamenti che ho fatto per arrivare a bruciare più calorie possibili. Purtroppo siamo stati molto molto sotto quello che era l'obiettivo di 2022 calorie, infatti ne ho bruciate all'incirca 1500
E non perché non avessi voglia di bruciarle, non avessi voglia di impegnarmi, ma soprattutto per una questione tempo. Infatti ho iniziato a fare il video della parte fisica dalle 3 del pomeriggio in poi. E essendo d'inverno e comunque dovendo chiudere il video ad una certa ora, non ho avuto molte ore a disposizione per fare più cose. E di queste ore ne ho sfruttate 2 per fare l'allenamento di gambe che era in programma oggi, che mi ha portato sì a un consumo di calorie ma abbastanza minimo rispetto magari ad una corsa o ad un giro in bicicletta. Sicuramente lo potevo sfruttare meglio, il tempo, e l'allenamento sicuramente, soprattutto in certi ambiti, ha giocato un brutto scherzo, in quanto nella corsa ho fatto sicuramente un po' meno in termini di tempo e quindi consumo di calorie, anche per dei fastidi che ho durante la corsa dovuti comunque a un non allenamento in questa disciplina. Detto questo, non mi arrendo, ci riproverò in un altro video. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piacciono, così ve li posso riportare anche sotto altre vesti, ideati in altri modi. Secondo me è venuta una cosa abbastanza carina per salutare questo 2021 e entrare a piede a martello nel 2022, sperando che sia per quanto riguarda l'ambito sanitario, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sociale di ognuno di voi, sia un anno pieno di soddisfazioni e un anno pieno di miglioramenti nella vostra vita. Detto questo, vi ringrazio per aver visto anche questo video, vi ricordo come sempre di farmi un regalo per la fine dell'anno, ovvero iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video sul canale.